Grazie Eccellenza. La relazione di Banca Centrale, sia sul bilancio sia sul sistema bancario, deve necessariamente fare sorgere diverse riflessioni in noi. In 8 minuti non posso stare qui a sciorinare nel dettaglio i dati, tuttavia posso fare certamente qualche considerazione generale di carattere, per cominciare, storico. Prima il collega Giulianelli correttamente ricordava che ad oggi il nostro istituto di vigilanza ha a che fare con 4 soggetti vigilati, che sono i 4 istituti bancari superstiti, di cui un interamente pubblico. Siamo arrivati alla situazione pre-piazza finanziaria, 4 istituti bancari, esattamente come prima della fine degli anni 90, in una condizione anche se nettamente peggiore. Quello che è successo dovrebbe farci riflettere su alcune cose. Innanzitutto, un'analisi diciamo accurata ci fa capire come il problema, uno dei più importanti problemi del sistema bancario sammarinese non sia la crisi di liquidità che si è avuta, diciamo, nei tempi più recenti, ma io credo sia stato proprio l'eccesso di liquidità in un'epoca antecedente, nell'epoca degli anni ruggenti delle banche. Perché dico questo? Perché in quell'eccesso di liquidità, in quella diciamo bulimia di denaro contante e spesso sporco che reale in questo paese, che si è creato il problema degli NPL delle banche. Perché quando le banche hanno un sacco di liquidità devono in qualche modo utilizzarla. Il nostro paese, con il suo tessuto economico per le sue dimensioni, non era in grado verosimilmente di assorbire quella liquidità, e quindi era necessario effettuare o investimenti fuori ma senza averne la copertura legale, è il caso di Delta, o concedere prestiti a cittadini o soggetti residenti all'estero, senza spesso però avere né le competenze e neanche le adeguate informazioni che deriverebbero da una centrale di rischi integrata. Poi spesso c'era anche la mala fede, naturalmente, ma non sempre. E questo ha determinato il fatto che più della metà dei crediti delle banche sono non performing, sono cioè di dubbia escussione. E questo è uno dei problemi fondamentali del nostro sistema bancario, ma del nostro sistema paese, che ci viene continuamente ricordato dagli organismi internazionali. Ora, col progetto NPL sicuramente si va a dare una risposta a questo problema, ma secondo me si tratterà sempre di mettere toppe finché il nostro sistema bancario non si apre fuori dai confini. Perché anche se il nostro sistema bancario riuscisse in qualche modo, e io sono persuaso che riuscirà, a tornare attrattivo, a raccogliere nuova liquidità e a poter fare investimenti, avere il vincolo di rimanere chiuso all'interno dei nostri confini, del nostro tessuto industriale e commerciale, che gli creerà dei problemi. Quindi penso sia assolutamente necessario, se si vuole dare una prospettiva di medio-lungo periodo al nostro sistema bancario, la sua integrazione con quello italiano e più in generale europeo, significa. Vi sono poi altre questioni. Sul bilancio un breve accenno. Prima il consigliere Giulianelli ricordava che è andato in pareggio, ma di fatto conto economico è sostanzialmente in perdita. Uno degli elementi, io credo, non sono un esperto di bilanci, ma da quello che ho visto, degli elementi fondamentali di questa circostanza è il depotenziamento del pacchetto di titoli depositato in Banca Centrale. Io mi domando, se Banca Centrale, come disse anche al microfono all'epoca, avesse acquistato i nostri titoli di Stato, sicuramente avrebbe avuto, o una parte di essi naturalmente, avrebbe contribuito forse ad abbassare il tasso di interesse richiesto dai mercati aumentando la richiesta, e in più avrebbe potuto anche fare magari un utile di bilancio. Sarebbe stata una partita di giro in un certo senso, però comunque meglio di una perdita. Questo non si è voluto fare anche qui per una scelta in buona parte anche della governance di Banca Centrale, che non è perfetta. Certo, se noi
consideriamo sempre come punto di riferimento Savorelli, Grais, cioè, allora anche, forse anche questa borraccia andrebbe benissimo a dirigere la banca centrale. Tuttavia è evidente che non è che si possa prendere il peggio del peggio come punto di riferimento e dire beh, se è un po' meglio comunque va bene, no? Mi sembra un po' accontentarsi di poco, ecco. Poi altro problema politico: cassa di risparmio. Cassa di risparmio, come diceva anche il consigliere Giulianelli, che ho citato molte volte, è completamente a partecipazione pubblica. Perché cassa di risparmio è partecipazione pubblica? Perché cassa di risparmio era in uno stato di dissesto ed è stata salvata dallo Stato. Ora cassa di risparmio si sta avviando lentamente, ma speriamo di vedere i primi risultati molto concreti già dal bilancio che verrà presentato nel 2022 su quest'anno, verso un percorso di risanamento che è graduale, naturalmente, no? Passare da una perdita di mezzo miliardo a un attivo non è cosa che si fa in due giorni. Tuttavia, quando Cassa di Risparmio potrà considerarsi risanata, cosa ce ne facciamo? Vogliamo in questo paese, io non lo sto dicendo né l'uno né l'altro, vogliamo in questo paese avere una banca di Stato? Sì o no? Io sono anche per il sì, sia chiaro. Ma questa banca di Stato cosa deve fare? Deve fare concorrenza retail, diciamo, alle banche private? O vogliamo invece una banca di Stato che, anziché, diciamo, fare la banca normale, fa un'attività di supporto allo Stato nella gestione del suo patrimonio, finanziario e nel finanziamento di investimenti strategici? Io penso più, ad esempio, questo secondo modello, però sicuramente dovremmo interrogarci su questo, segretario Gatti, e se non noi, diciamo, perché potrebbe essere un'operazione di più lungo periodo, potrebbe essere qualche altro governo, qualche altra legislatura, ma io penso che una riflessione la si debba avviare quanto prima. Un'altra riflessione sulla vigilanza, che si collega a dove ho iniziato, cioè sulla necessità di aprirsi all'estero, e riflettere quanto sia sostenibile una vigilanza. Peraltro, oggettivamente, guardiamo i risultati della vigilanza di Banca Centrale, togliamo pure il periodo pazzo del 2017, ma insomma, ripeto, non si può prendere quello come punto di riferimento, se no siamo matti, però oggettivamente ha sempre avuto delle grosse lacune e i risultati si sono visti, cioè non è mai stato in grado, a mio avviso, di bilanciare correttamente la salvaguardia della stabilità al mantenimento del rispetto dei sani e prudenti criteri di amministrazione. Io penso, lo dico molto chiaramente, che noi si debba trovare un accordo con delle autorità di vigilanza estere che coadiuvino la nostra vigilanza, in base naturalmente alle leggi sammarinesi adeguate al contesto che ci sta intorno, come precondizione necessaria A, per aiutare noi stessi, B, per aprire il nostro sistema bancario all'esterno, perché un sistema bancario, anche se ha liquidità, in un sistema sfittico, dà liquidità, non sa che farsene.